Bentrovati, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio per essere aggiornati e soprattutto avere contatto con le notizie e i video che facciamo. Oggi è l'after day di Lione-Juventus. Ci sarebbe da dire tantissimo su questo post partita, ma odiamo gli sciacalli. Io non mi sento uno sciacallo. Ho già confermato da tempo che la venuta di Sarri a Torino mi ha lasciato soddisfatto e non cambio idea. Tuttavia, però, non sono così ottuso da non capire che il tecnico di Figline Valdarno sta sbagliando e sta sbagliando tantissimo. Non tanto sulla questione rigidamente tecnica o tattica, perché lì c'entrano gli esperti, non c'entriamo noi, ma soprattutto sulla questione relativa alla utilizzazione dei giocatori. Sarri era stato portato a Torino, diciamo la verità, per valorizzare tutti i calciatori e valorizzare quindi la rosa, cosa che non aveva saputo fare Allegri. I 5 anni di Allegri sono stati così dannosi per la Juve che questa squadra ne pagherà le conseguenze per molto tempo. Questo per dire che oggi, purtroppo, la situazione che si è determinata è figlia proprio della presenza di Allegri sulla panchina della Juventus. Chi oggi inneggia il ritorno è uno sciacallo, perché i guai della Juventus partono proprio da Allegri. Personalmente, posso anche sbagliare, ho individuato, ma non da oggi, il vero problema della Juventus. E neanche a farlo apposta ho avuto ragione, e ho ragione come sempre, scusatemi per la presunzione, perché poi ogni qualvolta che dico una cosa, quella si verifica. Il 100% delle partite con la Juventus sconfitta ha in campo Pjanic e Bentancur insieme. Sono il danno totale della Juventus, perché sono due giocatori scarsi, e lo dico senza paura di essere smentito né dai numeri né dalle prestazioni né dalle statistiche, da niente. Sono scarsi, scadenti, non all'altezza non di giocare nella Juve, in Serie A. Entrambi. Pjanic è un giocatore che quando è venuto alla Juventus veniva da 5 anni di riserva a Roma, ed è andato a sostituire e a distruggere insieme con Allegri un giocatore invece che vinceva da 5 anni lo scudetto, e cioè Marchisio. E come è arrivato Pjanic, hanno distrutto e hanno mandato via Marchisio in una maniera scellerata, trattandoli come una monnezza, una delle poche bandiere della Juventus. Io su questo contesto, questo per quanto riguarda Pjanic. Bentancur è una marchetta, è una macchietta, è uno che è entrato nella cessione di Tevez come contropartita con una clausola tutta strana, e probabilmente forse proprio per quella clausola questi lo fanno giocare. Però è un giocatore scadente, sopravvalutato dalla stampa, una cosa vergognosa, una cosa inaccettabile, inguardabile questo calciatore. Ebbene, sia con Allegri che con Sarri, come li utilizzano insieme, la Juve, oltre a perdere, sciorina delle prestazioni vergognose, fotocopia. Questa è la cosa grave. Per me il vero delitto della Juve è continuare a far giocare Pjanic e Bentancur insieme. Sono uno scandalo, sono una vergogna, sono inetti, sono due scarponi, sono due macchiette entrambi, sono la vergogna della Juve. E più vergogna chi li fa giocare, Allegri e purtroppo, devo dire, purtroppo oggi Sarri. Andiamo un pochettino a snocciolare le statistiche. Nel 60% delle partite, e vi prego di informarvi, in cui loro sono stati messi da Allegri insieme con Pjanic centrale, Bentancur interno destro e anche interno sinistro, guarda un po', la Juve ha perso con Allegri. Il 100% delle sconfitte della Juve con
Pjanic e Bentancur in campo di quest'anno, la coincidenza è chiara. E andiamo a snocciolare i numeri. Costretto a farlo giocare, non sappiamo per quale motivo, dopo l'infortunio di Khedira, la bocciatura di Emre Can, a Roma con la Lazio, a dicembre, campionato, la Juve fa un grande primo tempo. E in campo ci sono Bentancur e Pjanic. Si infortuna Pjanic, la Juve crolla, perde 3-1, secondo me per colpa dell'arbitro, c'è un video che lo testimonia, c'è tutto quello che lo testimonia, quindi questa partita la tolgo di mezzo dalla colpa di Pjanic e Bentancur della loro presenza nella Juve. Mentre insieme giocano la finale Supercoppa, una vergogna, la Juve straperde meritatamente, non come il campionato dove non meritava di perdere e l'arbitro l'ha fatta perdere e l'abbiamo dimostrato in che modo. La finale Supercoppa la Juve l'ha meritata di perdere, è andata sotto come gioco, come gol, come tutto, e a centrocampo c'erano Pjanic e Bentancur. Alla fine di quella partita Bentancur viene espulso e quindi si va alla ripresa del campionato. Il 5 gennaio la Juve gioca con il Cagliari 4-0, il Cagliari non passa mai al centrocampo, non c'è Bentancur, c'è solo Pjanic. La Juve va a Roma, non fa un grande secondo tempo per la verità contro la Roma, prende il gol sul rigore, non c'è Pjanic, non c'è Bentancur perché è squalificato. La Juve gioca col Parma, fa 60-70 minuti di gran calcio, vince 2-1, nel finale di partita rischia di prendere il pareggio, però vince e non c'è Bentancur. I dolori di pancia cominciano a Napoli. Schiera nuovamente, finita la squalifica, Pjanic e Bentancur. Dio ce ne scansi, la peggiore partita annuale. Poi, e si perde. Meritatamente. In casa con la Fiorentina. La Juve vince, secondo me anche meritatamente, non fa un grande gioco, ci sono Pjanic e Bentancur in campo, c'è la situazione che si è venuta a creare dopo partita di quello screanzato, di quella macchietta di commesso, non ne voglio proprio parlare di quella persona perché mi fa schifo. Poi si va a Verona, ebbene la Juve viene, diciamo, umiliata, offesa tatticamente, tecnicamente, trova il coraggio di andare in vantaggio con Ronaldo e che fanno? Questi gli regalano Pjanic e Bentancur, a parte la partita scarsa che hanno fatto con il Verona che ha dominato a centrocampo, gli regalano anche il pallone dell'1-1, tutte e due, quindi la Juve perde. A mio avviso il rigore non c'è, quello concesso al Verona, perché il fallo di mano, che non c'è stato di primo acchito, la palla ha toccato la testa del giocatore del Verona e poi il braccio di Bonucci. La distanza da vicinatissimo, quel rigore non si dà, l'hanno dato. Vabbè, questo poi un altro giovane, ne parleremo in un'altra situazione. La Juve perde, così perde con la Lazio, con Bentancur e Pjanic, perde con il Napoli, con Pjanic e Bentancur, perde con Verona, con Pjanic e Bentancur, si infortuna, grazie a Dio, Pjanic. Con il Milan in Coppa non gioca bene la Juve, ma non perde. Ma non gioca Pjanic. Con il Brescia non gioca Pjanic, vince secondo me meritatamente e fa anche 5-6 palle gol importanti. Con la Spal non c'è Pjanic. La Juve vince. Con il Lione si ripropone la coppia a centrocampo. Ma io dico, ma questo è pazzo. Cioè, Sarri, è pazzo. Se sono i numeri, se sono le statistiche che lui si sforza sempre a portare, è pazzo nel far giocare al Lione, partita di Coppa dei Campioni, Pjanic e Bentancur insieme. E avete visto che cosa hanno combinato ieri sera. L'ira di Dio, una vergogna. Il Lione, che in Italia fa sest'ultimo posto, a centrocampo ha dominato il lungo e il largo. Poi, calcio d'angolo, vanno a colpire in due, cioè Bentancur e il francese, Bentancur fermo e quello prende la traversa. Poco dopo,
Il giocatore, lo stesso giocatore se ne va con Bentancur che lo lascia, si allontana, andatevi a vedere le immagini. Bentancur si allontana, ha fatto crossare quello. Ma oltre ad entrare nel caso specifico, è l'inconsistenza di Pjanic e Bentancur a centrocampo, sono scarsi, sono due bidoni, sono due giocatori che non possono giocare della Juve. Mi sta venendo davvero il dubbio che questi possano giocare perché meritano. O portano degli sponsor, dicevamo, oppure non si capisce bene come fanno a giocare. Qui si fanno fare le croci con la mano mancina. Per me il vero problema sono questi due qua. A centrocampo la Juve, Rabiot, campione del mondo, Matuidi, campione del mondo, Khedira, campione del mondo, rientra dall'infortunio. Khan, campione del mondo, lo hanno cacciato. Ramsey a me non piace, ma sicuramente è meglio di Bentancur. Bernardeschi, interno di centrocampo, sicuramente è meglio di Bentancur. Bentancur è scarso. La Juve, fra l'altro, a centrocampo c'ha una scelta ottimale. C'ha abbondanza. È sempre in panchina, Matuidi o Rabiot, perché deve giocare Bentancur. Ma lo vedete Bentancur? Scarso! Scarso, cioè abunico, scarso, non ha dribbling, non ha corsa, non ha progressione, non ha cross, non ha scarico, non ha nulla. Ma che cosa giocatore è Bentancur? I campioni del mondo stanno in banchina e Bentancur gioca. Non è una questione di chi gioca degli altri. L'importante è che non giocano insieme Pjanic e Bentancur, perché essendo scarsi tutti e due, lo dico, scarsi e non temo smentita. L'11 può sopportare uno scarso, non due. Uno scarso ne può sopportare. È una vergogna, è uno scandalo far giocare Pjanic e Bentancur. Per me sono gli sponsor che li fanno giocare, perché non è possibile, non è concepibile che questi due calciatori possano giocare in una squadra di Serie A, per di più la Juventus. È una cosa inaccettabile che questi due calciatori possano giocare nella Juve, peraltro insieme, e le statistiche dicono che come giocano insieme la Juve crolla. E poi giustamente i telepredicatori, tutti questi deficienti che parlano, colpa di Alessandro, colpa di Bonucci, colpa di De Ligt, colpa di Dybala, che a me non piace Dybala, colpa di Ronaldo. No, quando ci sono quei due, crolla, non c'è reparto inteso fra i reparti, non c'è, non fanno pressing, non sopportano, diciamo, sulle seconde palle, non ci sono mai. Poi, giustamente, come dicono, la rosa non è assortita, ma che la rosa non è assortita? Questa è la migliore rosa d'Europa, in senso assoluto. Chi si può permettere? Douglas Costa, Bernardeschi, Dybala, Higuain, Ronaldo. Ma andate a dire altre fesserie d'altra parte. Chi si può permettere? Matuidi, Rabiot, Ramsey, Khedira. Chi se ne può permettere? Chi si può permettere? Bonucci, De Ligt, Chiellini, De Miral. Chi si può permettere? Danilo, Cuadrado, Alessandro dall'altro lato, De Sciglio che a me piace tantissimo. Sono fior di calciatori. Sono i migliori in senso assoluto. E fino a che quando non giocano Pjanic e Bentancur, questa è una squadra che non ha mai perso 100%. Nessuna partita è riuscita a perdere la Juve. Nessuna ha perso, solo con in campo Pjanic e Bentancur. Solo con questi due scassoni, questi due scarponi. Queste due vergogne del calcio italiano per me sono raccomandate. Portano gli sponsor, perché se no non si spiega. I numeri, le prestazioni, noi vediamo le partite, ci rendiamo conto di quando sono scarsi tutte e due. Non è possibile farli giocare insieme, è uno scandalo, lo dicono i numeri. Ogni volta che giocano insieme la Juve perde, ogni volta che non giocano insieme la Juve non perde, al massimo pareggia, poi vince. Solo quando stanno loro in campo c'è una crisi del centrocampo e della squadra che è incredibile. Si spappola tutto, viene meno tutto,
Cioè io vi invito a guardare i movimenti di Betancourt. Fase di attacco della Juve, si pone sulla tre quarti. Guarda in aria, sembra un asino in mezzo ai suoni. Non recupera mai. Gioca Matuidi, gioca Rabiot, cioè fanno la doppia fase. Ma ci vuole tanto per capirlo. Ma chi ci vuole Sarri per capirlo? Ma come fa a giocare Bentancur nella Juve? Andatevi a vedere le prestazioni di Bentancur. È una cosa scandalosa. È una cosa vergognosa. Ora finisco. Finisco perché non ne posso più di parlare di queste due scamorze, di queste due che non giocano nemmeno in Serie C. Pjanic e Bentancur non giocano nemmeno in Serie C. Perché poi io voglio sapere i santoni, i telepredicatori e gli esperti di calcio. Perché non vanno a vedere le statistiche? Giocano Pjanic e Bentancur, la Juve 100-100 perde. Non giocano insieme Pjanic e Bentancur, la Juve non perde. Gioca bene, giochicchia, gioca un grande calcio, qualche prestazione negativa. Quando ci sono questi due è una vergogna, è uno scandalo. Tutti e due, non ci sono altre ragioni. Capitava con Allegri, ecco qui la colpa di Allegri. Perché Bentancur nasce come centrocampista centrale, perché se la Juve si teneva quello che è stato l'Udinese, molto bravo. Non c'è bisogno di andare a prendere Bentancur. Bentancur, ma che scherziamo? E si telecronisti cretini, stupidi, scemi. Grande Bentancur, che prova Bentancur, è chiaro. Perde la Juve, per loro è tutto positivo. Cioè io, personalmente, valuto i giocatori della Juve secondo il gradimento degli anti-juventini. E quando mi dicono che Bentancur è forte, là sto capendo che è scarso, è scadente. Non ci sono altri motivi, non accetto altre motivazioni. Sono presuntuoso in questo. La colpa è della presenza di Pjanic e Bentancur. Chi ce l'ha Sarri? E allora la colpa è di Sarri. Chi ce l'ha Nedved? E allora la colpa è di Nedved. E chi ce l'ha Agnelli? E allora la colpa è di Agnelli. Perché non è possibile. Perché secondo me questi portano gli sponsor. Non è possibile che i campioni del mondo stanno in banchina, le scamorze giocano. Non è possibile. Qualsiasi altro allenatore, ma io credo anche Sarri, Allegri, io sono anche allegrato, penso che questi siano raccomandati. Penso che Bentancur c'è qualcosa nel contratto, lo devono vendere, che se non si spiega, è troppo scarso. È troppo scarso, è sempre troppo scarso. Non è una questione avanti, è una questione di centrocampo. La Juve ha l'organico, a mio avviso, più forte d'Europa, in senso assoluto. Ora vi saluto, vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube, lo sfogo è questo, però andate a vedere i numeri. Con Pjanic e Bentancur si gioca male e si perde. Senza Pjanic e Bentancur insieme la Juve non ha mai perso. Buon proseguimento e mi auguro che le cose cambino.